Buongiorno a tutti, hello everybody, benvenuti nel nostro ultima lezione di inglese per tutti. Questa è la lezione 58, io sono Lina Undina e vi ringrazio che mi guardate e mi siete stati fedeli durante tutto questo periodo. Visto che è l'ultima lezione, vi vorrei ringraziare di cuore e di dirvi che è stato sempre un piacere a fare queste lezioni perché so che siete tanti che mi seguite e questo mi dava anche la forza per continuare in avanti anche io e così insieme ci diamo diciamo il coraggio. Vi ringrazio che state attenti, continuate a farlo, avete capito che non è uno scherzo, finché possiamo gestire noi la situazione cerchiamo di farlo e di continuare e questo vi darà anche la forza per poter seguirmi anche in futuro e eventualmente e fare progressi in inglese. Li facciamo insieme perché anche io studierò con voi questo libro che vi ho proposto nella lezione 51 e adesso quando finiamo questo adesso cioè, tra un po' di lezioni quando finiremo questo materiale e faremo anche inizieremo ad approfondire anche il libro di inglese. Allora vi ringrazio che vi siete iscritti al canale e anche quelli che non si sono iscritti, comunque vi ringrazio lo stesso, basta che siete interessati e vi piace studiare. Io non ho dato tanta importanza agli iscritti e alle visualizzazioni perché per me è importante sapere che c'è qualcuno che mi guarda. Allora, come sapete la nostra lezione è di grammatica referenze grammaticali è costituita da quattro punti. Il primo è Using Without Confusing. Oggi parleremo della politica che è presentata in due parole in inglese, politics e policy. Il secondo punto è la frase motivazionale da tradurre numero 24, con asterisco, come sapete sono per voi da tradurle. Il terzo punto è lettura frasi tradotte dalla lezione 56, che ve li leggo, e lettura frase motivazionale numero 23 tradotta. Questa sarà la lezione di oggi. Allora, possiamo iniziare la nostra lezione. Allora, Using Without Confusing, abbiamo detto, e parleremo della politica che è politics e policy. Di solito quando vedete quel sostantivo che finiscono in S e trattano la scienza, se c'è cioè, economics, e mathematics e così via. Allora, politics è la scienza politica, la politica in senso astratto, e vuol dire anche militanza politica e questioni politiche. Può significare anche idee, opinioni politiche e anche credo. Mentre policy è la pratica politica, la strategia politica di un governo, azienda o eccetera. Allora, le frasi da tradurre per voi sono: Honesty is the best policy, questo è un proverbio. Qua la H è aspirata, allora non si pronuncia, è honesty, come lo pronunciate voi in italiano. Allora, I never read anything about politics. What do you think of the economic policy of our government? Queste sono le frasi da tradurre per voi. La frase motivazionale da tradurre per, diciamo, il prossimo anno è Children's books have easier words and are a good alternative to graded readers.
Questa è la frase da tradurre per voi e adesso vi leggo le cose che dovevamo tradurre. Quelli di voi che hanno tradotto possono controllare se hanno fatto bene la traduzione. Si tratta delle frasi dalla lezione 56. There were only a couple of people on the bus. C'erano solo un paio di persone sull'autobus, oppure poche persone sull'autobus. Invece di dire un paio di, si può dire c'erano solo poche persone sull'autobus. Anche così è giusta. We've only got a couple of eggs, let's buy some. Abbiamo solo un paio di uova, compriamone qualcuno. They are a married couple, sono una coppia di sposi. They are a funny pair, sono due tipi buffi. Funny è buffo qua, pair vuol dire che sono due persone, possono non essere una coppia, ok? E la frase motivazionale tradotta, numero 23, dice così: Read graded readers. Legge libri di difficoltà graduale. Questi libri li potete trovare, ci sono anche in Oepli, ci sono i libri che sono a livelli. Potete prenderla anche dalla biblioteca, ci sono anche nella biblioteca, ma dovete assicurarvi che ci sia il CD, perché c'è un CD che potete mettere, sentire la registrazione e leggere insieme il libro. E poi ci sono un po' di esercizi da fare, a vedere come avete capito. Sono abbastanza interessanti da studiare anche questi. Potete prendere un libro se siete principianti o se siete, diciamo, a livello più alto, lo stesso, ma potete cominciare dall'inizio per vedere come funzionano. Sono abbastanza carini i libri. Allora, these books are especially written for your level. Questi libri sono scritti appositamente per il tuo livello. Read a whole novel. Leggi un intero romanzo. You can do it. Puoi farlo. You'll feel great afterwards. Ti sentirai benissimo dopo. Infatti, è una cosa che, diciamo, posso riconoscere di Lenin, che ha detto bene, Lenin, come si pronuncia in russo. Lui ha detto che se volete imparare una lingua straniera, prendete un libro in quella lingua, che è, diciamo, magari originale, e cercate di leggere e tradurre frase per frase, parola dopo parola, e questo è anche un buon metodo di studiare una lingua. Perciò leggere graded readers è molto utile, e la cosa bella è che potete trovare che sono a livelli, ci sono i diversi livelli e ogni, diciamo, diversa edizione dei libri ha le sue regoline, quale livello alto, se con le lettere oppure con i numeri, è abbastanza interessante da fare. Allora, con questo vi vorrei salutare e ringraziarvi un'altra volta, e comunque non dimenticate to follow the rules, don't forget to follow the rules, and happy holidays and best wishes to all of you. Big hug from Lina and see you next year in the next video, we hope. Bye-bye.